Questa performance è frutto di alcuni intrecci. I testi fanno parte del lavoro Un paese, frammenti di luoghi e persone. Sono stati pensati e scritti nel workshop di scrittura collettiva e reportage su luoghi e persone del MODI, maledetto Festival della Parola. Le musiche sono state pensate e composte sui testi e il video è frutto di una ricerca per una narrazione unitaria. Limite. Daniele è un semplice trentenne di Sapri catapultato a Napoli, dalla piccola realtà di paese al grande universo di città. Conclude gli studi al liceo, si diploma e sceglie di intraprendere la vita universitaria. Primo periodo, difficile. La nostalgia inizia pian piano a prendere il sopravvento nella sua nuova vita e lo spinge quando possibile a fare ritorno nel suo piccolo mondo, Sapri. Questo mondo a cui rimane legato a partire dalla sua ormai passata da un po' adolescenza. Qui c'è la sua storia, la sua famiglia, un pezzo di vita ancora molto presente nei ricordi. Ricordi che tengono la sua mente tutt'oggi ancorata a ciò che lo ha cresciuto, a ciò che era ormai abitudine. Ma in fin dei conti Napoli non è così male. La gente è calorosa, quasi come in un paese. Ecco, un paesone in città non è più una semplice vetrina del mondo. Vede le stesse facce, fa le stesse cose. Si ritrova nella sua seconda casa, piena di relazioni e nuove opportunità. Il paese gli poneva dei limiti, rappresentati da ciò che gli manca. Dovunque vai, però, tutto inizia a starti stretto. Sei tu, persona con sogni, speranze ed aspettative, a doverti creare la libertà, non autolimitarti, dando vita a una consuetudine che di certo non farà altro che strapparti il biglietto di andata verso il futuro. Intolleranza. Un uomo sulla settantina, seduto a un tavolino del bar Salernitano, dove ho consumato la colazione, esamina disgustato il mio rossetto e la vivace tonalità di azzurro con cui stamattina ho truccato gli occhi. Poi esplode. Hai sbagliato bagno. Non è questo quello delle donne. Mi volto. La mia mano rilascia la presa dalla maniglia e la porta della toilette, contrassegnata dall'omonimo bianco su sfondo blu, sparisce dal mio campo visivo. Rivolgo a quell'uomo uno sguardo interrogativo. In quel bagno ci vai tu o ci vado io? Continua lui. Queste parole taglienti come la lama di un coltello mi fanno venire voglia di fuggire, di abbandonare quel bar senza pagare né salutare. Sotto i miei occhi si materializza il salotto di casa mia, quando, in quella maledetta giornata primaverile, le urla dei miei genitori squarciavano il silenzio. In quel clima così teso, le lacrime taglienti che non ero stato capace di trattenere mi solcavano brucianti il viso. Non ebbi il coraggio di restare, fuggii di casa come avrei voluto fuggire da quella vita che con il tempo ho poi imparato ad amare. I miei genitori, da sempre troppo presi dai loro stessi litigi, per accorgersi di ciò che accadeva intorno a loro, nella loro stessa casa, ignoravano completamente quella parte di me che preferivo mostrare all'esterno. Dopo appena una mezz'ora trascorsa sotto il sole che mi abbracciava, avevo già preso la mia drastica decisione. Così tornai a casa,
barcollando su un paio di tacchi alti, ticchettanti, sull'asfalto e aggiustandomi il reggiseno che avevo indossato con la sfacciata intenzione di sembrare ciò che la mia famiglia avrebbe definito una zoccola. «Ma come ti sei vestito? Sembri un frocio!» Fu la reazione di un padre che ancora oggi, sprezzante, asserisce meglio un figlio drogato che un ricchione. «Non sembro un frocio, lo sono!» La secca e decisa risposta di un figlio che ha scelto di liberarsi dalla paura e dalle catene che di tanto in tanto sente ancora attanagliarlo. Pettegolezzo. Si dice che è consuetudine proprio del paese, poiché il paese senza pettegolezzo non è paese. La gente non ha niente da fare e parla, si annoia e quindi fantastica. Sì, perché molto spesso i pettegolezzi sono fantasie. Si dice che la ragazza che osa indossare la minigonna sia una poco di buono. Si dice che il signore con la villa sopra il paese abbia messo le corna alla moglie. Si dice che la donna che si è sposata l'altro giorno non fosse degna di indossare la veste bianca e che dunque, prima di arrivare all'altare, si fosse data la pazza gioia con un altro uomo. In paese tutti sparlano, ma a sparlare non è nessuno. Non a caso si dice che non ha soggetto. La gente però finisce per crederci poi ai mormorii. E questo lo dice una signora che, trascorsa la prima notte di nozze, ha dovuto mostrare ai suoceri il proprio lenzuolo. Non appena si accusa di pettegolezzo però diventano tutte innocenti. Ma chi io? Assolutamente no. E anzi, le capere del paese si innalzano a paladine della giustizia, azzittendo altre capere, altrettanto volgari, che tentano di mantenere limpida la propria reputazione, infangando quella altrui. Si dice che però l'arte del pettegolezzo sia destinata a finire, poiché ai giovani di avere una buona reputazione non importa più. Le voci però quasomai corrispondono alla verità e quindi ai giovani, almeno ad alcuni, importa come, soprattutto quando si tratta di figli infamati che, sentendo quelle voci, un po' male ci resta. Appartenenza. A 18 anni, dopo aver trascorso tanto tempo in un piccolo paese di mare, decisi di trasferirmi a Roma, iniziare l'università e intraprendere un nuovo stile di vita. A quell'età si sente sempre la necessità di diventare indipendenti e la maggior parte delle volte le tante ambizioni ti spingono ad allontanarti dal tuo paese d'origine. Così, improvvisamente, mi ritrovai catapultato nel caos di una grande metropoli. Realtà particolarmente diversa da quella di paese, un po' disorientante a mio parere. Terminata l'università, lavorai per 2 anni a Roma tra i ritmi frenetici della città. Poi ebbi la possibilità di ritornare a Sapri e colsi subito l'occasione. Quel paese che avevo tanto disprezzato e definito noioso nel periodo dell'adolescenza aveva in realtà tutto quello di cui necessitavo. La famiglia, gli amici, le vecchiette del paese, le giornate tranquille e soleggiate, il mare, la semplicità di ogni cosa, i ricordi dell'infanzia, le feste, quel senso di appartenenza che ti lega profondamente a casa tua. Tutto quello che apprezzi solo quando sei costretto ad andar via.
Condanna. Sembrava di starne fuori stanotte. Il vino era buono e al ritorno il lungomare sembrava scivolare via. Volevo vedere il mare, non mi capitava da tempo, almeno da prima dell'obbligo di dimora. Dopo 8 mesi trascorsi a rincasare alle 20, sono comunque uscito poco. Sotto casa, poi, quella siringa appuntata al muro e la sensazione di starci dentro. Non è questione di obbligo di dimora, come recita la sentenza. Diviene solo più difficile uscirne. Dentro ci sto quando incrocio Eli alla SNAI. Gioca forte lui, anche 100 euro a bolletta. Me l'ha detto, tu sei un bravo guaglione, stai tranquillo. Dentro ci sto quando saluto zio Carlo al bar che fa angolo. Lui sa della roba, del blitz, della condanna. Sta dalla parte mia, ha messo una buona parola per il laboratorio. Dentro ci sto quando impasto al laboratorio. Io, che le mani in pasta non le ho mai tenute, sapevano anche questo. Da allora anche la sicurezza di essere, malgrado tutto, un ragazzo tranquillo è un modo per rimanermi dentro. Ma uno scambio l'avrei fatto, uno solo. 8 mesi di domiciliari per 3 anni a una condizione. La certezza che nessuno sapesse. Forse così ne sarei stato fuori. Condanna. Boom. Non ho più l'obbligo di dimora. 8 mesi in casa e adesso posso uscire. 8 mesi di vita interrotta, di dolore imposto, silenzi costretti, coprifuochi e parole vane. Poi ti arriva un pezzo di carta freddamente imbustato e col suo bianco e nero, questione di secondi, ti comunica la tua libertà e ti ritrovi nuovamente legittimato a giocarti le 2 euro della nonna sul 3-1 dell'Inter. Botta di vita la mia. Boom, non ho più l'obbligo di dimora, eppure ce l'ho avuto. Al pari di quei 24 poveri cristi, dimentichi di se stessi che come all'alba di quel caldo 7 agosto che intorpidiva il paese, le 200 guardie accorse a prevalere accompagnavano verso un destino già in qualche modo segnato, deciso, definito. Sempre ricorderò quel lento andare di volanti, quella parata ostentata, quelle sirene inutili, quegli elicotteri assordanti e quel paese in terrore. Sempre lo sguardo chino di papà, la sua vergogna, il suo pudore e la probabile nera certezza che mi bucassi anch'io, peggio che ne fossi promotore. No, io non sono un pesce grosso, io non uccido per mangiare, non fagocito le vite degli altri per dare un senso alla mia. Cercavo solo una rampa da skate, un campetto da calcio, una scuola di canto, una piazza accessibile, un sorriso, un'occasione, e la cercavo in voi. In voi che decidete, in voi che fate e potete. Boom, non ho più l'obbligo di dimora e oggi la mia occasione me la prendo da me. Mi spiace lasciarvi, mi scuserete, ma il treno è in partenza, la valigia chiusa e io non voglio più restare. Ritrovarsi. Non cambierei mai il mio lavoro, il mio bar portato avanti con costante sacrificio è il palcoscenico della mia vita, il palcoscenico di un artista mancato. E dove ho imparato a combattere, attraverso il continuo contatto con le persone, la timidezza che mi ha sempre caratterizzato e dove, fiero delle mie origini, mi metto alla prova ogni giorno. Ebbene, la mia storia non comincia qui a Sapri, ma a Napoli, esattamente nel quartiere periferico di San Giovanni. Una di quelle zone in cui è possibile cogliere uno dei tanti aspetti di una città così contraddittoria. Inizio a lavorare a 14 anni, per pura passione, nell'ambito della ristorazione cui sarò legato per sempre. A 19 anni, sconfortato dalla mancanza di prospettive future, parto da Napoli, carico d'odio, e mi catapulto nella realtà totalmente opposta di un'industrializzata Torino. Qui, a
alternandomi tra lavoro in fabbrica e ristorazione e cercando di integrarmi il più possibile in quella realtà così diversa, trascorro 8 anni della mia vita, per poi ritrovarmi nel 2011 finalmente a Sapri, con l'opportunità di gestire, grazie al prezioso aiuto di mio fratello, un'attività come quella del DLF. Con grande passione ed entusiasmo, perfezionando giorno dopo giorno il centro focale del mio lavoro, ho visto realizzarsi davanti a me il sogno di una vita, un luogo in cui i più svariati tipi di persona potessero ritrovarsi in un'atmosfera di rilassata tranquillità. In una routine continua ma stimolante, vedo ogni giorno passare davanti a me un'intera società. Si parte alle 4:30, ora in cui la vera realtà saprese, fatta di sacrifici e di luce, ricerca conforto in un caldo caffè, per poi proseguire con i muratori delle 6, gli studenti delle 7:45, gli impiegati delle 9:30, i ragazzi dark e metallari del pomeriggio e tutte quelle persone che casualmente si ritrovano qui. E poi arrivo a sera, quando stanco ma felice, ripenso a ciò che ho realizzato e tutto ciò che sto vivendo e tiro un sospiro di sollievo, pensando che in fondo non sia poi così male. Legame. Nunzio ha gli occhi di strade appena asfaltate e un timido accenno di barba sulle gote. Indossa la sua divisa da ferroviere, un po' larga sulle spalle e slabbrata sull'orlo della manica destra. Ha le mani grandi e abbronzate, solcate da vita vissuta e sporca di sogni sciupati. Sono solo le 11 del mattino, ma sta già buttando giù il 5° caffè ristretto della giornata. Nella vita servono coraggio e coglioni, ma non vai da nessuna parte senza caffeina, mi dice. E così, mentre appoggia sulla banchina di legno la tazza fumante, inizia a parlare di sé. E parole, emozioni, ricordi prendono forma e sfrecciano sulle rotaie arrugginite della nostalgia, parallelamente all'intercity diretto a Paola che arriva zoppicando sul binario 2. Nunzio è siciliano, figlio di madre palermitana e padre messinese. A 19 anni intraprende la sua odissea nelle ferrovie dello Stato. Abita non luogo che vive porzioni di attimo inquinati da solitudini e pregiudizio. Poi a 27 anni il trasferimento a Milano, una folata di vento decisa su un castello di sabbia precario. Arriva nella metropoli con un trolley di tela blu e uno zainetto imbottito di arancini e sarde fritte. In una città di trambusto e monti che corrono in senso antiorario, lui cerca profumi della sua terra all'abbraccio del suo mare. È spaesato, è in bilico, ha carestia di sogni e siccità di aspettative. Va via. Sulla busta del trasferimento, Sapri. Sapri arriva in un'alba di metà maggio, ha sempre il suo fedele zaino in spalla, ma questa volta è pieno di incertezze e precarietà. Milano ha ingoiato un po' lui, eppure qui si ritrova, nella regolare scansione della quotidianità di paese, raccoglie le schegge sparse di un'esistenza anonima e informe. Qui si recupera, scopre l'amore, reinventa la vita. Ormai è saprese. Da 25 anni conosce a memoria i volti dei pendolari e le storie degli emigranti, i segreti dei luoghi e i mormorii delle onde. Quando legge Messina sui monitor delle partenze si stringe nelle spalle e gioca, nervoso, con la manica destra della divisa. Ma ormai il suo posto è qui, ha imparato a viaggiare col cuore e a sentirsi a casa in questo disordine di vite. I testi sono rispettivamente di Beatrice Tortoriello, Elisa Carleo, Irene Incardona, Ludovica Scavuzzo, Leandro Apolloni,
Rosa Lomonte, Ilaria Montesano e Elvira Ricotta, coordinati nel workshop di scrittura collettiva da Rosa Lomonte per la BAM e da Riccardo Rosa e Luca Rossomando per Napoli Monitor. Le musiche sono composte da Francesco Magaldi e Giuseppe Bruno della BAM. Il video è di A. Mari Usque Adamare. Il tutto è rilasciato su licenza Creative Commons come progetto BAM per la libera fruizione della musica, dell'arte e dei saperi. Usatelo.